Nigrelli. La parola a Stefano De Carolis, Slow Food Umbria. Allora, buonasera a tutti. Io volevo raccontare brevemente la mia esperienza, poiché si dice che Slow Food è a carenza di giovani, quindi volevo dare un piccolo conforto, che in realtà siamo pochi, ma ci siamo. Allora, mi chiamo Stefano De Carolis, ho 22 anni, da poco mi sono laureato in scienze tecnologie della produzione animale e spero a settembre di iniziare la specialistica. Vivo in un piccolo paese dell'Appennino Umbro, a Civita di Cascia, che è una piccola frazione della provincia di Perugia e è situata a 1200 metri sul livello del mare, quindi potete capire bene la marginalità del mio luogo. Provengo da una famiglia di agricoltori ed allevatori che da sempre allevano bovini e producono prodotti tipici della zona, come lo zafferano di Cascia, il farro, le lenticchie e la roveglia. Grazie alla roveglia devo il mio incontro con questa associazione, poiché la roveglia nel 2006 è divenuta presidio Slow Food. Brevemente, la riscoperta della roveglia è da imputare a mia madre Geltrude e a mia zia Silvana, che hanno riscoperto in una cantina distrutta dal terremoto del 79 un barattolo contenente dei semi particolari. Questi semi della roveglia hanno una forma tondeggiante, praticamente è un pisello selvatico, quindi assomiglia un po' al seme del pisello, solo che è di dimensioni ridotte e ha dei colori variegati, va dal marrone, rosso, brunastro, eccetera. Quindi, e spinte dalla curiosità, è stato seminato questo barattolo, appunto su questi semi sono stati impiantati e al momento della nascita della piantina è stata appunto individuato che apparteneva botanicamente a un pisum marvense. La curiosità ci ha spinto a chiedere alle persone più anziane del luogo se conoscevano questo prodotto e qual era il suo uso, e ci hanno detto che fino agli anni 50 la roveglia era utilizzata come proteaginosa nell'alimentazione del bestiame, perché nei luoghi marginali in cui vivo io era molto difficile coltivare favino e anche reperire favino, che era appunto la proteaginosa più importante. Poi c'è stato appunto tramandato come esperienza che in tempi di carestia, dove gli inverni erano lunghi e l'isolamento era più che facile, veniva anche utilizzata nell'alimentazione umana e soprattutto il piatto più tipico era la farricchiata, cioè l'utilizzo della farina di questa roveglia condita con un soffritto di aglio e olio alici. Diciamo che la nostra era l'unica azienda che produceva questo legume. Poi, grazie all'incontro con Sonia Chiellini, che è oramai diventata nostra grande amica, mi ha spinto a promuovere un'associazione, quindi ad aumentare la produzione di questo particolare pisello. E quindi nel 27 maggio del 2008 viene fondata l'Associazione dei produttori della roveglia di Civita di Cascia. Ad oggi sono quindi quattro le associazioni che producono questo legume e all'interno di queste quattro associazioni sono otto ragazzi che hanno un'età inferiore ai 25 anni. In più, Slow Food Umbria nel 2009 mi ha sfidato nel dire di provare a costituire una condotta in Valnerina. Io mi sono impegnato e a fine del 2009 ho raggiunto le 47 tessere e ad oggi sto concludendo i lavori per istituire questa condotta.
Mi sono, diciamo, appassionato al mondo slow food perché, come diciamo, ho visto che condivide le mie stesse idee e le stesse idee di molti giovani presenti nel mio territorio, cioè quello di produrre secondo tradizione, tutelare l'ambiente, rispettare la terra, o meglio la nostra terra madre. Io concludo ringraziando tutti per avermi permesso di entrare a far parte in questa incredibile rete Slow Food e grazie a tutti. Bravissimo Stefano. Bene, bene.